Buongiorno. Buongiorno. Come va? Bene, grazie. Sì? Posso? Prego. Allora, ecco qua, una firmetta, una firma lì. Sì. Mi dia la sua assicurazione? La mia assicurazione, ecco, non mi ricordo mai dove la metto. Lei c'è il condominio. L'assegno mensile continua ad arrivare? Sì, quello assegno mi arriva, sì. Tra un mesetto devo passare un altro controllo medico, sa? Un altro? L'ho fatto 15 giorni fa il controllo medico. Abbi pazienza, deve ammettere che il suo caso è un po' singolare, un po' strano, viaggiando con un camion. No, parcheggiato, col mio camioncino. Tirai il freno a mano, con questa mano qua, quando lo potevo tirare il freno a mano, e parcheggiai. Ero lì tranquillo, quasi per addormentarmi, pum! Ma arriva una botta di dietro, ma tremenda! Ho sbattuto la testa nel vetro davanti e sono svenuto. E mi sono svegliato così. E la gente mi cercava di fermare. Fermi, si fermi, si fermi! Quante volte l'ho legata, l'ho murata, non si ferma proprio. Sulla testa non ci capisce niente nessuno, dottor Randazzo. Anzi, mi è andata bene. C'è gente che rimane cieca, sorda, paralizzata. Hai capito? Mi dovreste dare di più! Mi sono rovinato, anzi, non posso fare più niente, né mangiare, leggere, scrivere. Posso fare solo lo zabaione. Cosa? Lo zabaione, quello che si rompe le uova e poi si comincia a sbattere così, quello lì mi viene bene, faccio dolci da mattina alla sera. Mi dovreste dare il doppio, il triplo, il quadruplo, perché siete voi assicurazioni! Va bene, va bene. Volevo solo dirle che nel mio mestiere incontro un sacco di imbroglioni. Non è il suo caso. Quando riesco a beccarne qualcuno, non mi nascondo il piacere che provo nel rovinarlo. È truffa. Truffa ai danni dello Stato. Reato molto grave. Si va nel penale? Si va nel penale? Nel penale. Qualche volta sono riuscito a trovarne qualcuno che faceva il furbo. Beh. Dottor Randazzo! Scusi, non le ho nemmeno offerto niente. Prende qualcosa, vuole uno zabaione. No, grazie. Prego. Rivederla.